Ma perché proprio a me? Perché non ad uno dei delinquenti che ci sono in giro? Perché proprio a me che non ho fatto del male a nessuno? Così mi sono rivolto spesso a Dio dopo l'incidente. Oggi ho capito. È giusto che quanto è accaduto sia accaduto a me. È giusto che mi tenga la vita che il Signore ha disegnato per me. Parole forti di Luca Pancalli. Nel suo libro Lo specchio di Luca racconta la sua storia dall'incidente a quello che è accaduto dopo, quando è tornato a vincere, protagonista nello sport e nella vita. L'abbiamo qui e lo ringraziamo per essere con noi. Grazie, grazie Luca. Grazie. Io faccio, diciamo, un piccolo così cambiamento, nel senso che è giusto in televisione, secondo me, dare del lei, però siccome oggi festeggiamo i 30 anni che ci conosciamo, cioè, allora mi sembrerebbe, insomma, così particolare. Allora Luca, queste parole sono forti, no? Perché poi forse chi ha vissuto delle vicende si chiede sempre il perché, lo chiede se è credente a Dio, ecco, ed è stato un dialogo forte con Dio. Poi andiamo a ricordare l'incidente, però c'è un perché? È un perché, ti è arrivato questo perché? Perché proprio a te? Ma il perché mi è arrivato dopo tanti anni, perché è iniziato con una prova drammatica e un interrogativo, e poi da lì è partito tutto un mio confronto, ovviamente, con anche con il mio rapporto personale con la fede, che mi ha portato poi a darmi una risposta nell'arco degli anni. E devo dire che questa risposta probabilmente definitiva è arrivata quando è nata la mia prima figlia, nel senso che lì poi ho capito che in fondo avevo avuto il dono di una vita straordinaria che mi aveva condotto fino a quello che penso che nella vita di ogni uomo o una donna è il momento più bello, quello di veder nascere un proprio figlio o una figlia. Però la vita si prospettava straordinaria, oltre che per una famiglia di grandi valori, nella quale nasce Luca Pancalli, anche perché è una promessa del pentathlon moderno, per cui, sai, fare pentathlon moderno vuol dire cinque discipline, alcune anche dure, e a un certo punto, a giugno dell'81, c'è questa gara in Austria. Ecco, cosa accade? Accadde che, insomma, ho incontrato la sfortuna nella mia vita, perché mi ero presentato a quella gara internazionale, non ero preparatissimo nella disciplina dell'equitazione. Delle cinque discipline, l'equitazione era quella che si cominciava a praticare, insomma, un po' più da grandicelli. Io avevo cominciato da poco, per cui non ero molto allenato né tantomeno preparato. Purtroppo i cavalli nella prova di equitazione del pentathlon moderno erano a sorteggio. Mi capitò un cavallo non del tutto tranquillo, e è successo che al penultimo ostacolo di un percorso che era già stato piuttosto agitato, il cavallo non salta, io vengo proiettato oltre le barriere, poi lui salta, mi cade addosso e mi spezza la colonna vertebrale a livello cervicale. E viene descritto molto, in modo crudo ma realistico, molto, che è avvincente per certi versi, perché c'è comunque insieme la fortuna e la sfortuna, nel senso che poi poteva anche essere una caduta e rimanere lì, invece il cavallo viene addosso, che però poteva essere anche, diciamo, fatale, invece non fino a un certo punto. Potevo pure rimanerci, cioè, ecco, voglio dire, nella vita non si può mai giudicare con il senno del poi. Potevo pure non partire per quella gara, tant'è che lo racconto nel libro, cioè io avevo avuto quasi dei segni, ecco, premonitori, questo. E poi, peraltro, ecco, questo forse non l'ho raccontato, avevo perso i documenti che all'epoca, in quegli anni, servivano per andare in Austria, perché non faceva parte, non c'era l'Europa unita, e io ho trovato l'unica persona, forse, ecco, una delle poche persone oneste, che mi ha riconsegnato il portafoglio con tutti i documenti. Insomma, tante piccole coincidenze, quindi, insomma, nella vita doveva accadere, probabilmente doveva accadere, doveva andare così. Per questo io nel libro, come si diceva, mi tengo la vita che il Signore ha disegnato per me, me la vivo fino in fondo e me la godo fino in fondo, soprattutto ricordandomi ogni giorno che vivo quasi per non bestemmiare,
di godere della mia vita e di apprezzare e di essere felice di quello che ho, perché so che tanti miei amici stanno molto peggio di me, gli è andata molto peggio, per cui non apprezzare ciò che ho mi sembrerebbe quasi bestemmiare nei confronti ecco, di chi ha molto meno di me. Ecco, nella vita uno deve saper sempre come dire, apprezzare e godere della felicità, che è anche quello che uno ha può rappresentare. Infatti l'incipit, ma un incipit che dura un capitolo, insomma, si apre proprio con quello che noi facciamo ogni mattina, cioè aprire lentamente gli occhi, magari chiudere la sveglia, cominciare ad alzarsi. Ecco, cose che sembrano normali, forse anche noiose perché ci dobbiamo preparare una giornata. Invece Luca descrive tutti questi movimenti molto, molto belli, profondi, come una ricchezza, come una riconquista. Sì, perché sono quei gesti ripetitivi che tutti noi compiamo ogni giorno, ma dei quali non ci rendiamo conto, e non ci rendiamo conto di quanto è bello poterli compiere in autonomia, che io ho potuto apprezzare nel momento in cui non li ho potuti più compiere. Cioè, è proprio vero, qualcuno ti deve togliere sempre qualcosa affinché tu possa apprezzarla. Io oggi quello che tento di insegnare e comunicare è esattamente il contrario, cioè tentare di apprezzare ciò che abbiamo prima che sia troppo tardi per ricordarcene quanto era bello. E quei gesti, il lavarsi, il potersi radere da solo, ma anche il poter prendere lo spazzolino o un bicchiere d'acqua con le mie mani e poterlo fare in totale autonomia, sono gesti di una ricchezza inestimabile nei confronti, ripeto, di tanti miei amici, magari con tetraplegie gravi, che non lo possono più fare e che vedono in me magari uno che sta benissimo. Per questo io continuo a dire sono contento di ciò che ho, proprio per per aver tratto un insegnamento nel momento in cui non l'ho potuto più fare. Si diceva la fortuna e la sfortuna, con tutto il valore che vogliamo dare a questi due di questi due sostantivi, succede in Austria, e per cui in Austria c'è una possibilità di riabilitazione che probabilmente non c'è da altre parti. Sì, nella sfortuna, la fortuna di trovarmi in un paese che all'epoca, ma come oggi e come la vicina Germania, sono all'avanguardia dal punto di vista della riabilitazione in questi casi. Per cui la fortuna di poi poter essere stato riabilitato. Io non sono proprio rientrato in Italia dal momento dell'incidente, sono rientrato quasi un 8-9 mesi dopo, un anno dopo, di poter essere riabilitato in un centro straordinario. Mi ricordo all'epoca che il chirurgo austriaco che mi operò a Vienna invitò mio padre a portarmi in Italia, perché c'era un famosissimo centro di riabilitazione a Ostia, Villa Marina, dove era nata poi riabilitazione sportiva in Italia negli anni 60, ma il chirurgo austriaco se lo ricordava 30 anni prima. Quando mio padre andò a vedere di che cosa si trattasse, poi è tornato in Austria e ha detto no, lo riabilitate in Austria perché qui è successo l'incidente e qui lo riabilitate. Allora, adesso andiamo un attimo di pubblicità, perché poi andiamo a raccontare cosa è accaduto, come è potuto tornare Luca Pancalli, un grande uomo, un grande campione, tra pochissimo. Luca Pancalli è qui con noi, presidente del Comitato Paralimpico, è stato un grande campione nello sport, lo è anche nella vita, ci sta raccontando quanto è importante poi la vita di tutti i giorni, il singolo gesto, e quanto è importante non arrendersi mai. Queste sono parole che abbiamo sentito molte volte, che però mamma Carla ha spesso ripetuto a Luca, e viene fuori questa grande, grande figura, oltre a tutta la famiglia naturalmente, il papà, il fratello e la sorella, questa grande figura della mamma che a un certo punto dice la vita è dura. Io sarò molto dura quando Luca Pancalli torna a casa dopo la riabilitazione, molto dura con te, e solo in te però puoi trovare quello che gli altri non riescono a darti, solo tu puoi essere artefice della tua vita futura. Ecco, diciamolo che a volte sembra, forse più in passato che oggi, il legame con la mamma, il papà, bisogna essere insomma autonomi. Questo è vero, però quanto è stata importante la figura di tua madre? Beh, è stata fondamentale, come d'altronde giustamente ricordava tutta la famiglia, però poi la madre in una famiglia
come dire, l'amministratore delegato dell'impresa familiare in tutte le famiglie, credo. Per cui nel momento in cui accadono fatti importanti e gravi, il peso e il carico generalmente è sulle donne, sulle madri. In questo caso però ci potevano essere due reazioni diverse. Esatto. Da un lato a volte accade una reazione in eccesso di protezione, di forse anche di compassione, che è umanamente comprensibile. In questo caso invece mia madre ha avuto una reazione completamente opposta, è stata la prima a continuamente a sferzarmi per non fermarmi, per non, non dico tanto accettare la mia condizione, perché quella comunque andava accettata, ma quanto non accettare il fatto che la mia condizione potesse essere un limite per la mia vita. Quindi da questo punto di vista è stato fondamentale, perché poi mi ha dato quella spinta a continuare a voler fare, ovviamente che si è unita pure un po' al mio carattere, che era un po' il frutto della formazione sportiva che mi ero portato, certo, dietro l'atleta agonista. Le due cose si sono combinate e dopo ho voluto continuare a fare quello che amavo fare di più prima dell'incidente, quindi studiare, continuare a fare sport. Insomma, ho tentato di vivere una vita assolutamente normale. Ricordiamo che oltre che la laurea c'è anche il fatto che sei diventato notaio, no? Avvocato. Avvocato. Per cui forse io sono rimasto a quando dicevo che volevi diventare notaio. No, sì, è vero, diventato è avvocato. E lo sport. Ecco, lo sport adesso insomma è un importante comitato, avete seguito tutte le Paralimpiadi, ne abbiamo anche parlato. Ecco, lo sport, come ti sei riavvicinato e come sei riuscito a ritrovare lo stesso significato che aveva quando potevi correre e saltare? È stato un percorso duro e articolato ad ostacoli. Il primo rapporto l'ho riavuto proprio in quel centro di riabilitazione, dove poi sono stato per l'appunto riabilitato in Austria, perché ebbi questo primo contatto visivo con degli atleti austriaci che si allenavano, giocavano a basket o correvano sulla pista atletica, perché poi era un centro di riabilitazione che qui sembrerebbe, sì, qualcosa di fantascientifico. Parliamo dell'81. E mi ricordo che rimasi affascinato dall'immagine di questi ragazzi, cioè io che venivo un po' da narcisista, dallo sport con la S maiuscola, dell'agonismo sfrenato, da pentatleta, per cui atleta che si cimentava su cinque discipline molto diverse tra di loro, rimasi affascinato da questo gesto, cioè non vidi dei ragazzi disabili che giocavano con la palla, ma vidi del basket giocato in maniera diversa. Quando rientrai in Italia provai in tutti i modi di risentirmi atleta, avevo proprio bisogno del confronto agonistico, e devo dire che è stato difficile perché soprattutto i primi anni non riuscivo a vedere in quell'attività se non una parodia dello sport, considerato che venivo da un certo livello. Chiaramente. Poi ho avuto anche lì la mia sferzata, come tutte le cose della mia vita. Alla mia prima gara che accettai di fare nell'82, credo proprio un anno e mezzo dopo, che peraltro dovetti recitare questa parte nella stessa piscina dove nuotavo prima dell'incidente, per cui è stato pure duro l'impatto, sì, con lo stesso, sì, ambiente. Entrai in acqua e persi, e quindi godetti del sentimento della sconfitta, che però mi fece immediatamente riscattare il sentimento della rincorsa della vittoria. Che anche lì ci voleva preparazione. Ho capito che non era una parodia dello sport, ma era come gli altri, come io d'altronde stavo facendo, che vedevo in quel tipo di sport, uno sport di serie B, C, D. Quindi ho capito che dovevamo essere noi a cambiare il modo degli altri di guardare a quel mondo, e quello che poi ho tentato di fare da dirigente sportivo. Il pianto irrefrenabile a Seul, dove io insomma ho avuto la fortuna di assistere, e con la conquista della medaglia d'oro. Sì, beh, quello è un momento 88. Sì, da atleta che me lo porterò sempre appresso, perché io penso, poi te lo ricorderai, è stata una vittoria straordinaria per come è stata costruita, perché insomma venivo da anni di sconfitte con il mio avversario, il polacco Sleska, bravo. Ma poi perché per la prima volta eravamo atleti protagonisti dentro un impianto, una piscina con 7.000 spettatori, cioè non eravamo abituati a questo tipo di attenzioni, televisioni, giornalisti. Per cui obiettivamente, quando racconto che nel momento della premiazione quasi sono saltato sul podio mentalmente, poi stavo su una sedia a rotelle,
è effettivamente quello che io ho percepito. È stato un pianto liberatorio, come tanti anni aver rincorso un sogno e averlo realizzato. Vittorie e sconfitte. Recentemente sono state le elezioni al CONI. Sì, elezioni al CONI. Paccalli non era candidato, però sarebbe stato segretario generale in caso di vittoria di Pagnozzi, che voi ricordate è stato anche nostro gentile ospite. Ecco, è stato eletto Malagò, per cui Paccalli non è potuto più arrivare a questo ulteriore traguardo. Qual è la sensazione adesso? Il perché di quello? Se è una sconfitta? Ma allora, una sconfitta certamente c'è stata, voglio dire, sarebbe anomalo non ammetterlo, ma non con me stesso, nel senso io avevo scelto di appoggiare la candidatura di Raffaele Pagnozzi, non per disistima nei confronti di Giovanni Malagò, assolutamente, perché poi c'è un rapporto di amicizia, lo stimo, non è che siamo due persone che si guardano in cagnesco, ma perché io dirigenzialmente sono cresciuto con Petrucci e Pagnozzi, e Petrucci mi diede la possibilità di fare il vicepresidente del CONI per ben 8 anni, il che è stato importante non soltanto per me ma anche per il mio movimento. Certo. Per cui io ho fatto una scelta, per questo non la reputo una sconfitta, di coerenza, trasparenza, riconoscenza personale per il movimento che rappresento, e credo che in questo paese ogni tanto un po' di coerenza qualcuno la debba manifestare. E anche quando Giovanni Malagò mi ha chiesto di fare il segretario generale anche con lui, ho ritenuto mantenere la mia posizione di coerenza e trasparenza. In questo senso sono uno sconfitto nel paese, ma a titolo personale, umanamente, moralmente non mi sento uno sconfitto. Probabilmente questo è un paese che deve andare, ahimè, in questa direzione. Torniamo al punto di partenza, al dialogo con nostro Signore. Ecco, perché tu te lo chiedi in questo libro, per cui lo chiedo anch'io a te. Se ti desse la possibilità di tornare indietro. Questa è una domanda che io mi sono posto. È chiaro che, parliamoci chiaro, se qua oggi venisse il Signore e ci facesse tutti, no, o la ricerca scientifica, no, facesse tutti, desse la possibilità a tutti di non essere disabili, io credo che nessuno potrebbe non ammettere, magari fosse, insomma, magari accadesse. Però oggi, se io dovessi tornare indietro, proprio per come si è costruita e sviluppata la mia vita, non ultimi i miei figli, quello che ho fatto, e soprattutto per rispetto a tutti quelli che non potranno mai fare quello che io ho fatto. Io racconto nel libro di questo mio amico, del quale ho perso tracce, austriaco, che dopo un incidente banale in una piscina muoveva solo la testa perché era paralizzato dal collo in giù senza muovere più nulla, e lui mi scriveva i primi anni scrivendo con la bocca, mi mandava dei quadri. Se io non ammettessi e non dicessi rivorrei la vita così, mi sembrerebbe quasi essere crudele nei loro confronti, che magari metterebbero una firma così grande per poter stare come sto io. Però questo, ciò non toglie che ovviamente io sono stato fortunato, mi reputo una persona molto fortunata, che qualcuno potrebbe sorridere, no? Dice, ma guarda come stai. Io mi reputo una persona molto fortunata, con tutti i problemi che ovviamente una persona paraplegica, una lesione midollare deve vivere. Però oggi io sono una persona serena. Qualcuno potrebbe dire mi sono rassegnato. Non mi sono rassegnato dopo 32 anni, mi sono rasserenato. Ciò non toglie che sono convinto che poi si debba lavorare affinché questo paese dia sempre maggiori possibilità in termini di pari diritti, pari opportunità, quindi in termini di qualità della vita per le persone disabili, e perché no si consideri anche quanto è importante finanziare la ricerca affinché, insomma, ci siano sempre persone molto più fortunate di quanto non lo sono io. Grazie a Luca Paccalli, tanto lo rivedremo qui perché è sempre graditissimo ospite. Lo specchio di Luca, insomma, se volete saperne di più, adesso è il momento di seguire tutti insieme TGTG.